Arci, domani mattina trekking sul Vesuvio? Fammi sapere. Anto, a che ora? Arca, presto, lo sai, no? 6:30, tipo. Ci stai? Tra le tante cose che mi sono imposto negli ultimi anni è quello di vivere la mia vita a pieno e cercare di accalappiare quante più occasioni possibili. Se possiamo tradurre questo mio pensiero in un'unica frase, mi verrebbe da dire carpe diem. E ovviamente questo aspetto mentale, questa forma mentis che ho creato in questi anni, mi aiuta in qualche modo a raggiungere i miei obiettivi. Mi dà la carica e aiuta anche a migliorarmi. Anche perché il miglioramento, che può essere personale, un miglioramento personale, una crescita personale o un miglioramento finanziario, è un processo soprattutto psicologico, quindi il nostro pensiero in qualche modo ci influenza. E questo modo di pensare è un po' il riassunto di questo libro che è Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, che insegna perché i pensieri sono molto potenti e perché dobbiamo imparare a controllarli. Quest'anno molti degli obiettivi che mi ero imposto di perseguire, di raggiungere, in qualche modo li ho realizzati, che possono essere sia quelli più importanti di business, di finanze e di crescita personale, sia quelli un po' più futili, un po' più stupidi, come per esempio mi ero imposto di imparare ad usare il One Wheel. Ci sono riuscito e tra l'altro vi invito ad iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché questo One Wheel voglio regalarlo a qualcuno di voi attraverso un contest che vedrete tra qualche video, quindi non perdetevi quel video e attivate la campanella. Anto, ma qual è il tuo obiettivo? Cioè, tu vuoi salire fin sopra? Comunque dai, proviamo ad arrivare fino al cratere. Pronto? Pronto. Raga, praticamente sono le 6 del mattino e lui sta facendo i pancake. Mi avevo detto, fai una colazione leggera. Tra le tante frasi che mi piacciono di questo libro troviamo: il punto di partenza di ogni impresa è il desiderio. Il desiderio debole porta risultati deboli. Proprio come un piccolo fuoco produce una piccola quantità di calore. Siamo praticamente arrivati alla sbarra, da qua in poi si può proseguire soltanto a piedi e quindi dobbiamo andare. E abbiamo lasciato la macchina qui. Si salta la sbarra e si sale. Pronto? Il nostro cammino inizia qui. Ma quando veniva l'ultima volta, non avevo l'allenamento che ho adesso. Sta parte qua era proprio faticosa per me. Poi invece volo proprio. Hai superato i tuoi limiti. Mamma mia. Prima non eri per niente allenato. Zero. Se c'è una cosa che mi piace di Antonio, quella è la sua perseveranza. Cioè, quando si pone un obiettivo, sta lì come un matto fino a quando non lo raggiunge. O quantomeno ci prova a raggiungerlo. Lui fin da piccolo, fin da quando era bambino, il suo sogno più grande è sempre stato quello di diventare un regista cinematografico. E negli ultimi anni, dopo tanti anni di sacrificio e di rincorsa, la sua scalata lo ha portato su quelli che possiamo definire i primi risultati di questa scalata. Ha iniziato a ricevere dei premi per i suoi cortometraggi, ha iniziato ad essere chiamato per dei lavori, ha iniziato a farsi notare come videomaker, come regista. Quest'ultimo, per esempio, è uno spot che ha realizzato per lo Stato croato contro il coronavirus. Ne izlazi skuče, razumišli? Un'altra cosa che ha fatto nell'ultimo periodo, soprattutto poco prima che iniziasse il lockdown, ha deciso di migliorarsi e di cambiare definitivamente stile di vita e a prendersi cura del proprio corpo e del proprio aspetto fisico. Così ha iniziato ad allenarsi, a mangiare sano. Ma da dove ti è partita sta cosa? Non mi sentivo più in salute. Eh sì, è Non mi cambiato. piacevo più. E città bubas. Dato un taglio netto. Anto, cosa ti ha spinto oggi a venire qui con me a superare questo ulteriore limite, questo viaggio Perché, insieme? ti spiego, perché io penso che la montagna, scalare una montagna, raggiungere un obiettivo è una metafora della vita. I grandi obiettivi si raggiungono solo soffrendo e sacrificandosi. E noi ce la faremo stamattina, ce la faremo.
questo è il messaggio che io vorrei far trasparire da questo video. Andò. Oh. Marca, già faccio più. E tutte quelle cose. No, vai tu, va, non fa niente, vai. Gli obiettivi, la vita. La prossima volta. Vabbè. Sicuro? Sì, sì. E tutte quelle bellissime cose, va, che hai detto. Vai, va. Tocca. Ciao. A parte gli scherzi, volevo proprio far sì che questa scalata verso il cratere, verso la bocca del Vesuvio, diventasse una vera e propria metafora. La metafora dei nostri obiettivi, dei nostri sogni, la scalata verso il nostro successo, il successo personale, una crescita nostra, passo per passo, ogni curva, ogni strada sterrata che prendiamo. Perché molto spesso vediamo i nostri obiettivi come delle grandi montagne, come un grande Vesuvio che è lì, ci spaventa, in parte ci incute timore, fa paura il Vesuvio, ha comunque il suo passato, la sua storia. Lo vediamo con timore, ma allo stesso tempo guardiamo quell'obiettivo con familiarità, quasi come se lo conoscessimo. Io ogni mattina mi sveglio e dalla finestra di camera mia vedo il Vesuvio. E il fatto è che molto spesso non affrontiamo queste nostre paure, non affrontiamo i nostri obiettivi, non affrontiamo le nostre scalate perché abbiamo paura di fare il primo passo, abbiamo paura di iniziare e di inseguire tutti quelli che sono i nostri obiettivi. Guardate, questo è il primo spiazzale. Siamo arrivati al primo spiazzale e l'ultimo tratto è stato un po' duro, mamma mia, che bello. Spettacolo. Magari quando sabato sera Antonio mi ha scritto e mi ha detto: Arca, andiamo a fare trekking sul Vesuvio, avrei potuto inventare mille scuse, avrei potuto dire no, è troppo faticoso, no, domani è domenica, è ancora estate, è agosto, voglio dormire, voglio riposarmi, un giorno di riposo, domenica. La verità è che questo modo di pensare, di buttarmi a capofitto su qualsiasi cosa ultimamente, mi ha spinto a dire di sì. Magari in passato sarei stato molto più pigro e sarei rimasto nella mia zona di comfort. Puntino. Che ci hai messo dentro? Banana e burro d'arachidi. Il bello di queste giornate. Puoi mangiare grassoso. Ci manca ancora un'ora di camminata. Allora pure. A volte però quando rincordiamo gli obiettivi, quando ci incamminiamo, quando facciamo anche il primo passo, può accadere che ad un certo punto, mentre siamo lì, quando sentiamo l'obiettivo così vicino a noi, può capitare che accadano degli imprevisti. E quegli imprevisti ti allontanano sempre di più dalla meta finale. Cioè, qua c'è scritto? Video di accesso. Ed è... cioè, ti prendi una cosa penale. Lo so, l'ho letto, però... Non è che mo ci dobbiamo far fermare dal primo imprevisto. No, io mica mi fermo. Andiamo a vedere di là che succede. Ci sarà un'altra via. E per quanto noi ci ostiniamo a rincorrerlo, a provare altre strade, alla fine ci perdiamo. E per quanto possiamo arrabbiarci di vedere l'obiettivo lì vicino e non poterlo raggiungere, dobbiamo tirare le somme. Da qua vedo tutto. Credo proprio che siamo sul binario sbagliato, zio. Ma mi fa rabbia vederlo là e non sapere come andare. Cioè è lì, è quella. Cioè, mi fa proprio rabbia sta cosa. Vedere l'obiettivo sfumare così. E anche se quell'obiettivo non l'abbiamo raggiunto, abbiamo comunque fatto un viaggio. Un viaggio che in qualche modo ci ha fatto vivere delle esperienze nuove. Un viaggio che ci ha formati, ci ha cambiati e ci ha reso delle persone diverse di quando siamo partiti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.